Nella lunga storia dell'impero romano possiamo individuare tre costanti, tre condizioni o situazioni che ritroviamo sempre e che è interessante studiare per capire l'evoluzione dell'impero stesso. La prima costante è il rapporto tra il principe, il senato e l'esercito. L'equilibrio tra queste forze nei primi tre secoli è garanzia di stabilità. In particolare, per la stabilità si rivela determinante il rapporto tra il principe e il senato. Non tutti i principes furono equilibrati e saggi come Augusto, poiché alcuni governarono da monarchi assoluti, escludendo il senato dalla partecipazione alla gestione dello stato. La seconda costante è rappresentata dal rapporto tra il centro e le province. Già Augusto, con le sue riforme amministrative, aveva posto le basi per una maggiore coesione tra i vari territori dell'impero. Dopo Augusto, soprattutto nei primi tre secoli, assistiamo a una sempre più forte integrazione tra le province e il centro dell'impero. La terza costante è la difesa dei confini, che non sarà solo una questione militare, ma anche politica.